un libro è un'opera che parte dalla tua interiorità, dalla tua soggettività. E io negli anni, sono un po' più di 10 anni che scrivo, mi sono reso conto che spesso il lettore lo analizza attraverso i suoi strumenti personali, quindi sia emotivi che culturali che strumentali, quindi a livello di educazione e formazione. E quindi spesso può arrivare un messaggio che l'autore non credeva neanche di poter dare, e questa è una cosa bellissima perché dà la sensazione di quanto il libro sia vivo e di quanto il libro sia mutevole, di quanto il libro anche si trasformi in base a chi lo ha nelle mani e a chi lo legge in quel dato momento. E questo perché? Perché volevo riprendere il tema dei vari punti che Massimo ha affrontato. Quando Massimo dice che ha apprezzato l'intreccio di questo libro, io ne sono molto contento, perché chi di voi ha letto già Bambi è un libro che sicuramente mi ha cambiato la vita, perché è andato benissimo, ne faranno un film l'estate prossima in America, quindi se il film di Bambi andrà bene auspico che faranno anche il film del seguito, quindi anche maschio e femmina, stiamo a vedere cosa succede. Però le differenze tra Bambi e maschio e femmina stanno sicuramente anche in questo, nel senso che comunque Bambi è un romanzo un po' più individuale, perché c'è la storia di Bambi che è la protagonista assoluta nelle varie fasi della sua vita, e le persone con le quali lei interagisce, si relaziona, sono degli elettroni intorno a un nucleo portante che però è rappresentato sempre da lei. La differenza invece è che in maschio e femmina ci sono tante storie che si intrecciano, tanti personaggi che cambiano, personaggi che mutano, personaggi che abbiamo imparato a conoscere in Bambi e che scopriremo in altre vesti in maschio e femmina. Quindi sicuramente l'aspetto dell'intreccio, delle tante storie, è sicuramente un aspetto sul quale io puntavo per dare una svolta proprio anche stilistica e a livello strutturale a questa mia nuova opera. Per quanto riguarda invece il discorso iniziale che ha fatto Massimo, quando dice che noi siamo maschio e femmina e che quindi siamo sia geneticamente quello che siamo, quindi il nostro patrimonio, ma siamo anche culturalmente quello che è la nostra società, la nostra famiglia, le nostre relazioni, è incredibilmente vero. E io, venendo oggi in taxi qua alla presentazione, ho fatto una conversazione molto interessante con l'autista, che era un ragazzo di 44 anni, molto intelligente, smart, che avrei voluto registrarla per farvela sentire, perché abbiamo dibattuto sul fatto che secondo lui i maschi etero non si abbracciano, non devono mostrare dolcezza e affettività. E quello su cui io mi battevo era il fatto che secondo me il fatto che un ragazzo mostri una delicatezza, una dolcezza, anche un affetto manifesto con un abbraccio, una coccola, non va sicuramente questo a dover definirlo necessariamente a livello di orientamento sessuale. Però lui era convinto di quello che mi diceva, perché lui mi ha detto: due leoni dominanti non si abbracciano, perché se si abbracciano uno sarà quello dominante, uno sarà quello... E questo è un ragazzo però che non discrimina, un ragazzo comunque con dotato di una forte sensibilità, però che evidentemente non riesce a sdoganarsi dal contesto culturale e sociale nel quale è cresciuto. Dopo un'ora di viaggio, perché per arrivare dalla Pisana qua ci ho messo più di un'ora in taxi, lui ha capito quello che io intendessi, ha capito che secondo me il fatto di relazionarsi ad una persona in un certo modo e che lei poi risponda a noi in un certo modo non dipende dal fatto di essere maschio o femmina, uomo o donna, ma dipende esclusivamente e unicamente dalla sensibilità personale, dalla storia personale e dal substrato emotivo di crescita e di evoluzione che questa persona ha avuto. E in questo sono profondamente d'accordo con il discorso di Massimo, che noi siamo maschio e femmina. Se con le parole maschio e femmina vogliamo identificare, cosa che non mi piace, aspetti di dolcezza, delicatezza che vengono, diciamo così, autorevolmente affidati solamente alla donna, che invece secondo me sono aspetti che anche gli uomini hanno, ma che spesso nascondono, tengono repressi, perché il maschio non deve chiedere mai, come insegnava la famosa pubblicità di denim, no? Quindi io su questo sono profondamente d'accordo, e sono d'accordo sul fatto che le parole hanno un grosso peso, che bisogna fare una battaglia in questo senso per non lasciare solamente una pagina di perbenismo e per buttare là 2 o 3 concetti e poi lasciarla andare e si dice: io me l'ho fatto. No, perché il peso della parola, ma più che della parola, il peso dell'esempio, secondo me, è l'unica cosa che realmente può cambiare il mondo. Perché me ne sono accorto nella mia esistenza: quando le persone ti vivono, si rendono conto chi sei, vedono il tuo esempio, capiscono che quello che magari giudicavano, che non conoscevano, non è così spaventoso, non è così lontano anche da loro stessi. Quindi sicuramente la parola, io per quello faccio questo lavoro, ci credo, ancora sogno, sebbene il mercato editoriale sia difficilissimo,
però soprattutto con l'esempio, perché le persone le colpisci, le raggiungi nel cuore quando loro sentono quello che tu fai o vedono quello che tu fai, perché le parole possono rimanere parole molto spesso, e io in questo spero non sia a caso del mio libro, perché è andato proprio con questa intenzione. E parlando del nostro ego smisurato, che ahimè mi ci metto anche io dentro, perché poi fare questo lavoro mi porta a volte a essere alla ribalta, no? A dire al servizio fotografico, a dicembre c'ho la copertina, e sarei un ipocrita a dire che comunque tutte queste cose non mi fanno piacere. Però io cerco di scappare da questo, scappo da questo, dal fatto di aver fatto il modello per tanti anni, perché mi sono reso conto che la bellezza, l'apparenza, la superficialità sono una trappola che man mano si va avanti nella vita, stringe le maglie e ti soffoca sempre di più se non hai altro a cui appigliarti, se non hai altro col quale respirare. Quindi sicuramente mi batto contro questo ego smisurato e cerco di modulare il mio, che evidentemente è presente. E ero partito da questo per dire aiuto, volevo dire una cosa, mi sono perso, no, perché ho parlato di una cosa personale, quindi mi sono emozionato perché ho messo in evidenza la mia fragilità, comunque ho perso l'ego. Ah no, volevo dire questo, che questo ego smisurato che tutti scrivono è un grosso problema nel mercato editoriale, anche perché c'è un intasamento di libri, di opere di bassissima qualità, per dirla in termini veramente di numeri, escono non so quanti libri ogni giorno, si intasa il mercato degli ISBN, che sono i codici che identificano un libro, e quindi questo porta come conseguenza che magari un libro fichissimo, un libro di un personaggio di spessore in gambistina sia messo a costolina nello scaffale, perché i libri sono talmente tanti che non c'è neanche più lo spazio fisico per mostrare un libro o anche nei media per promuovere un libro, perché adesso vende solamente la sfumatura di grigio o qualcos'altro, perché comunque fa leva su alcune cose che ahimè il mercato chiede, perché quello che dice Massimo è che quello che accade è perché non è che gli editori delle case editrici sono pazzi che dicono io voglio solamente l'incipit e il finale bello e quindi lascio stare la trama. Loro chiedono, visto che una casa editrice non è altro che un'azienda, la casa editrice deve fare numeri, deve vendere, e per vendere si va a scapito della qualità, si va a scapito del veramente dello spessore delle opere. È questo contro cui bisogna cercare di battersi, ma questo deve partire non solo da noi autori ma anche dai consumatori, perché se i consumatori dimostrano di volere altro, di non volere solamente l'immondizia che gira, ho detto immondizia, sì, l'ho detto, e in quel caso forse il mercato si adeguerà e quindi un editor dirà anche cavolo, voglio pubblicare un libro, ma che sia un libro con dei contenuti, che abbia una struttura, che dia un messaggio, perché probabilmente il lettore vuole anche riflettere, non vuole solo gigigarsi, e questo secondo me è fondamentale. Scusa, con la curiosità, hai parlato un'ora col tassista, hai detto l'ho convinto alla fine, ma quando da lì non ti ha abbracciato? No, lui mi abbraccia e mi bacia a prescindere, perché mi conosce da anni, quindi sa che è finito. Però ha capito, è quello il discorso. Ho notato proprio che lui diceva solamente con i familiari, lui diceva le manifestazioni d'affetto tra uomini sono autorità e tolleranza, sono i momenti di grande dolore o grande gioia. Allora io ho detto, e caspita, uno deve aspettare che gli amare qualcuno che riceve un abbraccio che vince Pulitzer, che fatto, ma è tanto bello pure abbracciarsi per il gusto di farlo. Però diciamo che almeno lui è un ragazzo, c'è terreno fertile, ci si può lavorare, e io credo che con l'esempio e con una chiave esperienziale è la modalità per migliorare, per chiarire a molti che la realtà non è quella che ci dicono che debba essere, ma quella che noi sentiamo che è la nostra. Perché ci sta benissimo se io sono un tipo freddo e un affettivo che non amo abbracciare per un abbraccio, ma è tristemente grave e brutto che se io ho voglia di abbracciare qualcuno perché gli voglio bene, non mi sento di farlo perché verrò giudicato perché lo sto facendo, e questo non va bene. Si è accesa una lucina, no? Quando tu hai detto che per l'Islam gli omosessuali non esistono, mi è venuto in mente, io il weekend scorso ho ospitato una coppia di ragazzi russi, una coppia etero, quindi ragazzo e ragazza, ed è stato molto interessante perché ho parlato con loro e di tanti aspetti, e hanno detto che in Russia gli omosessuali non ci sono, e loro erano convintissimi di questo. E mi hanno detto invece nel resto dell'Europa ci sta, perché la colpa è dell'Europa che dà troppa libertà di scelta all'individuo. E anche io sono rimasto veramente, mi è stata sfregata la mandibola quando hanno detto questa cosa. E allora a un certo punto ti ho detto, a parte che secondo me non è una questione di scelta, perché comunque non è una scelta,
Ma a parte quello, che ho detto, ma tu credi veramente che in Russia non ci siano? In Russia ci sono, ma in Russia sono nascosti perché se li beccano li ammazzano. Ed è stato incredibile, perché qua ti rendi conto, parlando con questi due ragazzi qua, peraltro giovani, 25-26 anni, una insegnante di inglese, l'altro laureato in ingegneria informatica, se non ricordo male, loro erano assolutamente convinti di questo e mi dicevano che quando lei insegna in classe c'è un ragazzino che magari, sebbene lì cercano di nascondersi, però è più riconoscibile perché magari è un pochino più effeminato nelle momenze e viene preso in giro, la professoressa non può fare nulla per difenderlo, perché se lei lo difendesse lei si schiererebbe a favore dell'omosessualità, che è reato, e sarebbe lei stessa additata e incriminata. Questo ci fa capire quanto il fattore culturale, religioso e sociale è veramente un deterrente ad essere liberi, a vivere bene, e che poi può portare, dopo anni di repressione, anni di angustie, a gesti estremi come quello che poi ci ha raccontato Aurelio del terrorista. Poi là ci stanno altre implicazioni, sicuramente politiche, però come dice lui, di fondo anche il terremoto, là, il dolore che lui ha avuto dentro in una vita, alla fine ha generato un mostro, no? Come diceva Goya, la sonno della ragione genera mostri. Secondo me anche il sonno dei sentimenti, se tu i sentimenti non li ascolti, li sopprimi, li schiacci, fuori di te uscirà solamente dolore e prenderà delle forme orribili. È questo contro cui bisogna battersi. In ognuno di noi è proprio piccolo, veramente.